Grazie. Allora, stiamo oggi parlando del Municipio Decimo e delle case che vengono utilizzate per edilizia popolare di proprietà Armellini, Moreno Estate, SRL. Voglio ricordare innanzitutto che questo tema è stato affrontato da un consiglio straordinario che ha avuto luogo poco tempo fa nel Municipio Decimo, che ha visto la partecipazione dell'assessore Castiglione e della sottoscritta, perché chiaramente il confronto col territorio, con i consiglieri, ma anche con i cittadini del territorio, con chi abita queste case, era doveroso, è doveroso e continuerà ad esserlo per noi. Quindi non ci sottraiamo da nessun dialogo, anzi noi chiediamo di poterci confrontare con le opposizioni, e per questo è stato anche firmato da tutti, poi sottoscritto, comunque votato a unanimità, un ordine del giorno, anzi una mozione, è vero, prima firma Fassina, è vero. Però è stato molto modificato rispetto al testo originale, perché il testo originale presentato dal consigliere Fassina chiedeva che, le case di proprietà Armellini non venissero acquistate dal Comune di Roma, da Roma Capitale, precludendo una delle possibili strade, che non è l'unica strada, non è la strada che è già stata imboccata come qualcuno qua che mi ha preceduto vuole far intendere. Come l'assessore ha detto, si stanno verificando varie possibilità. Perché si stanno verificando varie possibilità? Forse qua ci stiamo dimenticando, e troppo poco è stato ripetuto, che c'è una sentenza, ok? C'è una sentenza, abbastanza recente anche, diciamolo, che ci vede costretti ad affrontare una situazione in uno stato emergenziale, che volente o nolente ci deriva dal passato, e questo non è che possiamo, anche se fa scomodo, e magari ecco, chiedo all'opposizione di tapparsi un attimo gli orecchi se proprio dà fastidio, però ci deriva da scelte precedenti, delle precedenti amministrazioni, e su questo cioè, non è che possiamo avere dei dubbi. Quindi voglio, come dire, evitare di soffermarmi su alcuni punti retorici di chi, diciamo, si è espresso prima di me, perché il tema mi impone di andare dritta al focus del problema, perché stiamo parlando della vita delle persone, della vita di persone che veramente, no, sono legate ad una casa e che quella casa ci hanno sviluppato il loro futuro, e quindi non mi soffermo sulla retorica, su alcuni punti molto retorici di chi mi ha preceduto, però alcuni un paio li voglio sottolineare. Nessun piano per l'edilizia sociale pubblica. Allora, io vorrei sottolineare alcuni dati, anche questi, incontrovertibili. Primo, che è più che raddoppiato il numero di assegnazioni delle case popolari da quando c'è questa amministrazione governata dai 5 Stelle, da questi incompetenti dei 5 Stelle. Che c'è un rientro delle case popolari tolte a chi non ha diritto, e ripeto, a chi non ha diritto, e i numeri alla mano ci dicono a chi non ha diritto e si può permettere un appartamento, anche alcuni in centro a Roma, ok? Dopodiché voglio aggiungere che nelle maglie di questo bilancio sono stati ritrovati, e questo è agli atti anche verbalizzato nella Commissione Bilancio Patrimonio, sono stati ritrovati nelle maglie dei bilanci persi precedentemente 75 milioni di euro vincolati ad acquisto di case ERP, acquisto case ERP oppure manutenzione straordinaria, ok? Allora, tutti questi signori tanto affezionati alle nuove, cioè alla ricerca di nuove case popolari, com'è che precedentemente le case popolari venivano vendute, ma quei soldi non venivano utilizzati per comprarne altre? Cioè, sono vincolati per legge, a quello servono, servono a ricreare una popolazione di case da dare a chi sta in lista, forse per questo che per decenni chi sta in lista aspettava, probabilmente per questo. Adesso ci sono. Almeno un po' di milioni ci sono da destinare all'acquisto di case ERP, cioè da destinare ad edilizia popolare. Non li vogliamo utilizzare per comprare le case
oggetto di questo consiglio straordinario? Non è deciso. Ne vogliamo comprare altre? Vedremo. È vero, è di competenza dell'Assemblea Capitolina decidere di acquistare o di alienare. Però non è stato, è sfuggito all'Assemblea Capitolina negli anni precedenti la firma dei contratti di locazione delle case che andavano poi a finire destinati a case popolari. Perché qui negli anni precedenti, le precedenti amministrazioni hanno messo il futuro, il diritto all'abitare di intere famiglie già in crisi, perché chiaramente se sta in lista d'attesa una casa popolare non sta, c'è una situazione di fragilità. Ecco, il diritto all'abitare di quelle persone è stato messo nelle mani di soggetti privati. Ok? Perché di questo stiamo parlando oggi. Qui c'è una sentenza che ci dice che noi, siamo costretti ad affrontare un'emergenza legata al diritto all'abitare di persone che pensavano di stare al sicuro avendo ricevuto una casa popolare dal Comune di Roma. Allora, 51 milioni di euro, come ha detto l'assessore, spesi in questi anni per un affitto ad un privato, ma non potevano essere utilizzati per comprarle queste case. Questo problema non ci sarebbe stato. Oggi questi nuclei familiari, queste famiglie sarebbero state tranquille, chiaramente avendo il diritto di starci dentro e non avendo la possibilità di avere un'altra casa nel Comune di Roma. Questo è il vero nocciolo, questo è il problema vero. Perché sono state affittate da terzi delle case da destinare ad edilizia popolare? Quindi non ci dimentichiamo che la drammatica situazione abitativa è legata, uno, al fatto che appunto precedentemente sono state fatte delle scelte scellerate. Due, per anni le precedenti amministrazioni non sono andate a colpire realmente chi nelle case non ci doveva stare, ok, liberandole per a favore di quei nuclei che invece ne hanno diritto, cosa che noi stiamo facendo adesso. E non ci dimentichiamo che un atto è passato in quest'Aula e l'abbiamo votato anche noi. Quest'atto chiede non tanto di guardare a chi ha la proprietà o chi non ha la proprietà di quelle case, ma la tutela dei nuclei che ci stanno dentro. È un atto che è passato anche al municipio. Il Consiglio straordinario ha partorito un altro atto che è stato votato dalla maggioranza, che chiede la tutela di quelle famiglie, che chiede l'acquisto di nuove case popolari, perché giustamente per far scorrere le graduatorie dobbiamo anche attingere a nuove case, ma non l'affitto, no, di case popolari, l'acquisizione, di modo che siano del comune, di modo che il comune le possa gestire direttamente, più facilmente, e di modo che chi ci sta dentro abbia la certezza di poterci stare se ne ha diritto. Perché qui stiamo parlando di persone che hanno dei dubbi attualmente, nonostante abbiano il diritto di stare dentro queste case, hanno un'incertezza, nonostante abbiano il diritto che dovrebbe essere tutelato. E quindi è questo che a noi preme maggiormente e che nel nostro atto, cioè nell'atto a firma 5 Stelle, è presente. Faremo un atto condiviso? Non lo so, vediamo cosa c'è scritto negli ODG dell'opposizione. Sinceramente non possiamo anticipare, no, la nostra adesione ad atti condivisi. Chiaramente siamo disponibili al dialogo, come lo siamo stati sempre e come lo siamo stati precedentemente anche con l'atto che era stato presentato in aula e che abbiamo chiesto di modificare, che è stato modificato e che abbiamo votato ad unanimità. Grazie. Grazie.